Questo programma è offerto da BB Albergo La Via San Vito numero 10, Taranto San Vito. Consorzio Tema Group. Ardeco, architettura, design e consulenza, Lido Conca del Sole. Confartigianato Taranto. Covertech S.r.l. Edil GS. Hotel Europa. Icea Noleggi Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar Oro Verde di Antonio Maruccia Project Management Service Autocarrozzeria 3C Farmacia Ciccarone Via Lago D'Arvo 27 a Taranto Villa Puglia Amici telespettatori, eccoci alla seconda parte dell'Occhio di Abate eh, Polifemo. Beh, una seconda parte eh, dedicata alle cose belle di Taranto, alle ricchezze, alle risorse della nostra città. Vi abbiamo fatto vedere prima le brutture, la problematica dell'Ilva, la sofferenza di tanta gente. Il, dec abbiamo parlato a lungo dell'ottavo decreto. Ma dicevo, Taranto, grazie a Dio, ha tanto da cui ripartire. E allora da dove ripartire se non dalla risorsa mare, dal turismo, dalla cultura, dallo sport, tanti elementi che, se ben coordinati, possono, possono e devono realmente invertire la rotta. È una puntata all'aperto. Dobbiamo ringraziare il BB Albergo eh, La Manna che ci, ci sta ospitando in questa, in questa giornata. Siamo infatti a eh, Taranto San Vito, precisamente in via San Vito numero civico 10. Lo ripeto, il bel, be, il bel BB Albergo La Manna. Guardate, facciamo una bella inquadratura del logo di questo marchio no? che eh, accresce la nostra offerta turistica. E allora, dopo aver presentato sommariamente gli argomenti, andiamo subito a salutare i nostri ospiti. A partire da Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo. Buonasera. Buonasera e benvenuti. A seguire, Valerio Lessa, consigliere comunale di Taranto, vicepresidente della commissione servizi. Buonasera. L'ammiraglio Francesco Ricci, lui è il curatore del castello aragonese di Taranto. Buonasera. Alla mia destra Nicola Mancini, presidente di Taranto Canoa. Abbiamo detto che parleremo di sport, ma quando parliamo di canoa parliamo di mare, parliamo di turismo, parliamo di tutta una serie di elementi che necessariamente vanno ad intersecarsi tra loro. E Dulcis in fondo, Roberto Conversano, dirigente responsabile del Cus Ionico Basket. Buonasera. E allora partiamo subito, andiamo subito in Medias Res e partiamo da Irene Lamanna. Beh Intanto dobbiamo fare un po' il, il quadro della situazione del turismo eh, a Taranto. Lei è una persona che si dà molto da fare nel settore, Mh, rappresenta un'eccezione in questa Taranto che molto spesso purtroppo si piange addosso. Lei è una persona del fare, eh, che affronta i problemi, che ama interloquire, confrontarsi con le eh, istituzioni e dei risultati già si sono visti. Penso per esempio alla realizzazione del parcheggio in Viale Ionio che ora può ospitare, ospite, può ospitare i grandi eventi, era un'area eh, assolutamente eh, degradata e in questo senso dobbiamo Esprimere il nostro apprezzamento per il presidente dell'AMAT, Walter Poggi, e il comandante del corpo di polizia municipale, Matichecchia, che, ripeto, hanno preso a cuore questa idea di realizzare, di bonificare quest'area e trasformarla in parcheggio. Quindi un turismo, la Manna, un'idea di turismo, il suo operativo, un turismo del fare. Beh, sì, indubbiamente. Il, il turismo è sicuramente la realizzazione di infrastrutture importanti per il territorio. E eh, l'ospitalità che noi dobbiamo comunque, a partire dal turismo business, che è quello principale sulla, nella nostra città, è, è, è quello, ed è quello che ci permetterà di eh, lanciare poi altre attività, come il turismo sportivo e come il turismo liesur. Eh, abbiamo voluto iniziare. Con la pulizia e la risistemazione di quest'area in viale Ionio, proprio per i grandi eventi. Alcuni, anzi, diciamo che i più importanti eventi ce li porta proprio la Marina Militare, alla quale dobbiamo dire sempre grazie, perché comunque ci consente anche di mantenere ordine e pulizia almeno in alcune parti della città e per alcuni monumenti della città. E, e quindi. L'occasione del giuramento è un, per, è un bigliettino da visita del nostro territorio e quindi mettere a disposizione dei turisti eh, che in quell'occasione ci... Ehm... Ci vengono in visita, mettere a loro disposizione dei servizi come il parcheggio, il servizio navetta che appunto grazie all'AMAT abbiamo avuto a disposizione è stato per eh, i genitori dei giuranti una eh, un'ottima, una comodità estrema che si trova normalmente in tutte le città turistiche e che da oggi si trova anche a Taranto. Benissimo, avremo modo poi di tornare su, su tanti argomenti, anche perché poi fare turismo significa anche eh, condurre molte volte delle battaglie di civiltà anche con i cittadini. Ne parleremo. Certo. Passiamo a Valerio Lessa, consigliere comunale di Taranto e vicepresidente della Commissione Servizi. Valerio Lessa, un giovane consigliere comunale prestato alla politica, lui è un professionista e eh, molto sensibile alle tematiche relative al turismo, alla cultura eh, All'università sono, ripeto, dei, degli elementi che, lo dicevo poc'anzi, devono necessariamente fare rete, fare sistema, intersecarsi tra di loro. Parliamo di alcune belle iniziative, l'ESSA, sì. possiamo parlare dell'isola che vogliamo, possiamo parlare della notte della cultura, possiamo parlare delle eh, varie iniziative relative all'università. Ecco, queste tematiche... Eh, lei le affronta con, con determinazione e con impegno e ovviamente il punto di eh, riferimento eh, istituzionale è l'assessore al comune di Taranto, appunto, ehm, l'assessore al comune di Taranto, dicevo, Vincenza Vozza. E allora, Lessa, parliamo di queste iniziative che lei come consigliere sta proponendo, le cause che sta perorando. In ambito culturale, ma Perfetto. quando parliamo di cultura, lo ripeto, è un tutt'uno, è un, cioè, un unicum con sì. il turismo, con l'università e con quant'altro, col marketing territoriale. Assolutamente, assolutamente sì, diciamo che essenzialmente l'amministrazione tutta intende fare quadrato, come detto prima, eh, su tutto quello che eh, diciamo, Quelle che sono le nostre qualità, i nostri valori, le nostre peculiarità. Diciamo, partiamo dalla storia, quindi rivalorizzando palazzi come Palazzo Pantaleo, che l'assessore Voz è riuscito per l'appunto a far rivalorizzare e da eh, diversi mesi a questa parte, da quando lei è in carica, comunque ci sono state diverse manifestazioni all'interno, eh, a mh, riuscire a creare sinergie anche con il museo del Martà, eh, quindi col Provveditorato oppure con il nostro museo Maiorano per cercare comunque di valorizzare per l'appunto quello eh, di cui ci, che ci fregiamo di avere, appunto, di, mh, le nostre eh, diciamo, prerogative. Eh, se parliamo anche di cultura non possiamo non parlare di alcuni eventi. La Notte della Cultura per esempio abbiamo, è avvenuta due, due weekend fa, è stato un evento portato anche dalla stampa come uno tra i più belli e riusciti per l'appunto degli ultimi 10-15 anni, eh, è riuscito a portare a Taranto eh, diverse migliaia di persone e le strutture recettive, quindi gli alberghi, Bed and Breakfast hanno avuto comunque un forte riscontro. Quindi anche questo, come hai detto prima, è far girare comunque turismo, moneta, riuscire a far conoscere per l'appunto la nostra cultura. Poi essenzialmente l'università è un filone principale, diciamo che è il volano che noi come amministrazione ci auguriamo che possa prendere un domani autonomia, lì stiamo cercando di risolvere molti problemi. Sperando anche l'ESSA sì. che… Non subiamo certi tagli, no? certe ecco. mutilazioni, perché poi pensare che Taranto, e lo dico con, con rabbia veramente, non ha più maricultura. Certo. E c'è il discorso del rischio del taglio relativo a beni culturali. Sì. Beh, sembra davvero una beffa, cioè Taranto, sì. città di mare, Taranto città di, di cultura che si vede privata di, eh, di corsi che, che le sono propri, che fanno parte del patrimonio o se dire genetico, storico della nostra città. Vorrei ricordare che eh, assieme ad altri consiglieri come ad esempio Paolo Ciocio abbiamo mh, proposto vari ordini del giorno approvati all'unanimità anche appunto dall'opposizione che eh, ci ha dato manforte in questo per chiedere al governo supporto eh, affinché comunque l'università possa comunque sempre crescere. Um, un passo importante Dell'assessore Bozza e del dirigente per l'appunto è stato riuscire a um, rideterminare mm. per l'appunto quei 300 mila euro che sono appunto l'impegno che l'accordo di programma vecchio um, aveva um, con, uh, come accordo di programma i vari enti avevano con l'università. Adesso uh, stiamo cercando di abbozzare per l'appunto il nuovo accordo di programma che rinsalderà, uh, ci auguriamo, con tutta la provincia, si spera appunto. Uh, oh. una... Ok. È il momento dell'ammiraglio Ricci. Ma prima di questo, voglio dirvi che noi siamo qui, lo ripeto, al BB Albergo La Manna e siamo all'aria aperta, in un'atmosfera, in, un in un clima eh, nature o nature se vogliamo usare un francesismo o un inglesismo e siamo all'aria aperta, per cui ci, ci scusiamo con i nostri ospiti se si sentono rumori di macchine, di clacson, se si sente il cinquettio degli uccelli, se si sentono le campane della Chiesa. Ma la nostra idea, è quella, eh, la nostra idea televisiva è quella di fare un qualcosa che veramente sia dalla parte della gente, che rappresenti la realtà naturale delle cose. Con i nostri limiti, con i nostri difetti, con tutto quello che volete, ma noi siamo questi, siamo veri, siamo reali. E allora, dicevo, passiamo all'ammiraglio Francesco Ricci, lui è il curatore del Castello Aragonese di Taranto, una vera perla della nostra storia e del nostro turismo. Ammiraglio, parliamo di questa eh, azione, osò dire, del Castello Aragonese nei tre eh, binari e quindi mi riferisco al filone del restauro, della ricerca archeologica e delle visite guidate. Ecco, sono tre, eh, queste tre colonne portanti no? eh, il, il vero successo del castello. Devo dire, ammiraglio, non perché lei è presente qui, ma lei ha avuto un, un merito più unico che raro nei confronti di questa città per quello che lei ha fatto e noi ne siamo debitori. Lei è molto gentile. Eh, prima mi lasci fare una premessa. Prego. Castello Aragonese è un capolavoro dell'architettura militare italiana del Rinascimento che racchiude al suo interno testimonianze relative a 3.000 anni di storia. Castello Aragonese è stato affidato dallo Stato alla Marina Militare Italiana circa 130 anni fa. Ora il, la missione della Marina Militare Italiana, voi tutti lo sapete, è la difesa della patria. Ma se uno vi chiede cos'è la patria, cos'è l'Italia, la nostra patria è, sono le nostre tradizioni, è il nostro patrimonio storico, architettonico, archeologico, paesaggistico. Il castello aragonese è un capolavoro della nostra cultura e quindi dal momento che lo Stato ha affidato in custodia la Marina Militare italiana, la Marina Militare ha ritenuto fosse suo dovere valorizzare questo castello, non solo difenderlo, proteggerlo. Tenete presente che nel 1863 il primo atto... Del comune di Taranto con l'unità d'Italia era stato quello di distruggere il castello aragonese. E grazie alla Marina, che il castello aragonese non, è, non ha subito la sorte della cittadella e di tutte le altre fortificazioni di Taranto. E quindi però la Marina non si è accontentata semplicemente di proteggere il castello, ma ha voluto valorizzarlo, valorizzarlo come lei ha detto giustamente attraverso tre iniziative: restauro, prima ricerca archeologica. Visite guidate. Il restauro significa essenzialmente riportare il Castello Aragonese alla configurazione rinascimentale, riscoprire le grandi qualità estetiche del capolavoro del Rinascimento. Ricerca archeologica per riportare alla luce i 3.000 anni di storia che sono racchiusi all'interno del Castello. Visite guidate, perché tutto questo non avrebbe senso se non fosse mostrato al pubblico, se non fosse mostrato a chi vuol vedere il Castello Aragonese. Ecco quindi che al Castello noi abbiamo tre team sostanzialmente. Un team dedicato al, al restauro, un team dedicato alla ricerca archeologica, un team dedicato alle visite guidate. I primi due team, il, pr il primo team, il team dedicato al restauro, è formato da personale militare civile, il team di ricerca archeologica è esclusivamente personale militare, così come il team delle visite guidate è esclusivamente personale militare. I primi due team operano avendo come punti di riferimento le due soprintendenze, soprintendenza per i beni architettonici e soprintendenza per i beni archeologici. Il team per le visite guidate dipende direttamente da me. Quindi questa è la okay, situazione. Po poi ritorneremo, a ammiraglio, eh, sia per sapere quali sono le ultime novità, qualche anticipazione sulle ultime, sugli ultimi rinvenimenti archeologici, ma anche dobbiamo parlare di numeri, di cifre, di questo boom che, eh, di, 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 di visite, che di, di consensi che riesce ad attrarre il, il castello aragonese, penso a Taranto, penso al Martà, penso al castello aragonese e poi ci dicono che noi dobbiamo vivere solo di, di grande industria, abbiamo delle risorse enormi. E allora passiamo a Nicola Mancini, presidente della Taranto Canoa e quindi quando, lo dicevo prima, quando parliamo di sport, beh, sport vuol dire nello specifico vuol dire mare, vuol dire turismo, vuol dire marketing territoriale, vuol dire eh, capacità attrattiva della nostra città. Una bella manifestazione, quella che si sta tenendo dal 9 al 12 di questo mese, la eh, nazionale Sud Canoa Giovani. Parliamo di questa iniziativa. Sì, è una manifestazione inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Canoa Kayak. Ed è la più importante manifestazione a livello giovanile. È organizzata su tre tappe. La prima tappa si è svolta nel mese di maggio a Palermo in contemporanea a Margozzo. La seconda tappa è appunto qui a Taranto in contemporanea a San Giorgio di Nogaro. E poi il circuito si concluderà con la terza e ultima fase a settembre a Caldonazzo in provincia di Trento. Ci aspettiamo dei numeri importanti pronti ad agitare le acque calme del, di viale del Tramonto. Ci saranno 300 giovani canoisti in acqua, in rappresentanza di 30 società provenienti dal centro-sud dell'Italia, tra le più importanti la le Fiamme Gialle, Fiamme Oro, ma anche Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Napoli, un po' da tutta l'Italia insomma. La Puglia sarà presente con Cusbari, Barion e ovviamente ci siamo anche noi di Taranto, con una squadra numerosa pronta per vincere che non vogliamo solo partecipare? Beh, finalmente Taranto che ha un suo rilievo a livello nazionale, spesso la nostra città appare sui titoli nazionali per aspetti poco piacevoli, però grazie a Dio ci sono anche altre realtà come queste. Ecco, questo è stato il senso, vedete, di questa, di questa trasmissione, una trasmissione in cui vi abbiamo fatto vedere... Il, il dramma no? ambientale di Taranto e le cose belle su cui puntare. C'è una speranza a Taranto, ci sono tante speranze. Io dico che basta volere una, un nuovo un New Deal, consentitemi questa espressione, un nuovo corso per Taranto. E qui nella nostra umiltà con gli amici ospiti vogliamo dare dei suggerimenti, delle idee. Siamo con Roberto Conversano, responsabile del CUS Ionico. Basket. E allora parliamo intanto degli eventi del CUS Ionico, un veicolo, un altro veicolo per far crescere Taranto anche dal punto di vista sportivo. Il CUS Ionico è una perla della nostra Taranto sportiva. Eh, esiste il Taranto Calcio e siamo tutti tifosi, tifosi rossoblu con tutte le vicissitudini societarie che ogni estate affliggono e tramortiscono i, i nostri cuori rosso feriti, ma grazie a Dio c'è il Cus Ionico Basket, una, una Serie B importante. Certo, ti ringrazio. Beh, il Cus Ionico, innanzitutto, quest'anno fa 41 anni di, di attività, quindi molto, molto gloriosa e a livello Puglia siamo la città più storica. Partecipiamo per quest'anno che verrà adesso da settembre, per il terzo anno consecutivo della Serie B, che come hai detto tu Abate è la terza serie nazionale, dopo l'A1-A2 a abbiamo la serie B. Il campionato adesso quest'anno verrà diviso non più in nord e sud, ma in est-ovest, quindi andremo fino a giocare diciamo, alle marche. È un campionato molto, molto importante che stiamo organizzando adesso nella squadra, a partire dal Kovac e da tutti quanti i giocatori. Come ho detto, il Cussioni non è soltanto basket, ma è anche organizzatore di eventi. Ecco, parliamo di questi eventi. Diciamo che tutto è nato con proprio una scommessa. Allora, due anni fa, in una collaborazione bellissima con, con la Marina, con i vertici della Marina, abbiamo organizzato il Basket On Board sul Cavour, che è un evento nato proprio per una scommessa con la FIP, all'epoca presidente Meneghin. E, eh, all il mitico gioia... Dino Meneghin. Assolutamente, sì, grande. Che abbiamo voluto dire ma perché Taranto e la Marina non possono fare ciò che hanno fatto gli americani sulla porta aerea Eisenhower? Beh ci siamo riusciti, abbiamo trovato un parquet, abbiamo montato un parquet, più abbiamo montato spalti per 2.000 persone, biglietti venduti in una settimana, tutti logicamente in beneficenza perché la causa in quel periodo c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna quindi tutto quanto devuto in beneficenza. Lo sport che si fa sociale? Assolutamente sì, assolutamente sì, ma anche spettacolo perché poi comunque hanno giocato le due nazionali anni 18, italiana e svedese, quindi comunque anche era un, un livello di basket molto molto buono. Da lì abbiamo detto beh possiamo fare qualcosa, continuiamo. Continuiamo, per fare questo ci siamo buttati nella gestione di, di impiantistica sportiva, quindi adesso da due anni abbiamo in cura dal comune il Palamazzola che con tante difficoltà cerchiamo di portare avanti. All'interno del Palamazzola abbiamo portato molti eventi sportivi e diciamo, di spettacolo. Uh, L'anno scorso la nazionale sperimentale, dove basti pensare ecco, dico anche alla recettività di Taranto. La nazionale sperimentale ha fatto due tappe, una a Brindisi e una a Taranto. A Brindisi 800 spettatori, a Taranto 2500. Quindi vuol dire che anche Taranto ha risposto bene, c'è fame di basket a un buon livello, organizzato bene e quindi da questo punto di vista ci dà lo sprono per continuare. Prego, prego, e poi quest'anno continuato diciamo, questa opera, abbiamo dovuto affacciarci anche nel mondo degli eventi diciamo, di spettacolo, quest'anno siamo riusciti a portare a Taranto parecchi spettacoli a Palamazzola, da, da Zelig a Biagio Antonacci, a Caparezza, a Cristian De Sica, a Baglioni. Uh, si prospetta venditti il 10, prospetta dicembre. 20, 10 dicembre. Io ci sarò. Eh. <ride> Ti aspettiamo, sei il nostro ospite. <coughs> e speriamo di chiudere una trattativa che abbiamo adesso in corso con il comune per poterci fare mh, prendere un grosso evento di basket mondiale per il mese di maggio e che dovremmo diciamo ufficializzare a settembre. Quindi adesso siamo ancora un po'... Poi parleremo un po' di un punctum dolens di una nota <ride> dolens delle palestre ma questa è la seconda parte sono. vedete qui vicino ai nostri ospiti è, è allestito un bellissimo eh, buffet semplice estivo tarallini olive eh, anguria eh, melone e poi aperitivi e quant'altro insomma dobbiamo ringraziare per l'ospitalità il bb albergo la manna che eh, ha voluto lanciare questa idea dell'occhio di abate Polifemo in questa sede. E ecco, vedete, qui è tutto naturale, sono le, le campane che suonano. E allora, sapete cosa vi dico? Andiamo in pubblicità. Questo programma è offerto da. Ardeco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393 97 358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia Farmacia Ciccarone Servizi Autoanalisi Oltrepressorio cardiaco, Elettrocardiogramma Dermocosmesi Cabina estetica e veterinaria Via Lago d'Arvo 27 a Taranto Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa a quattro stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il Porto Turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Ed il GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci. Impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C e anche officina. Vi aspettiamo in corso annibale a Taranto. Iceano Leggi, la nostra esperienza al vostro servizio, offrendovi qualità, sicurezza e comodità, scegliendo di volta in volta le soluzioni tecniche ed economiche più idonee alle vostre esigenze, servizi industriali, piattaforme aeree, autogru e elevatori. CoverTech SRL, esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili. Opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli. Società di consulenza alle imprese per finanza agevolata. Via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099 779 8537. Empire Bar Pasticceria. Via Mazzini 187 Taranto. Messinese. Pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali: caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sporto 1 euro. Pasticceria mignone e torte a 12,90 euro e 90 al chilo. E poi Big Ben. Lounge Bar in Via Mattiotti 21 a Taranto. Operazione Caldaia Sicura con Artigianato Taranto. Garanzia della sicurezza del tuo impianto controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi, contenuti, risparmio sulla bolletta e quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto, che ti rilasciano dopo le verifiche effettuate il bollino verde. Per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura. Disponga del tesserino di riconoscimento. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata situata in una splendida conca e impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. BB Albergo La Manna, via San Vito numero 10. Naruto San Vito Consorzio Tema Gruppo Bene, rieccoci in studio. Beh, le campane in questa ottica nature, vedete, si sente anche il cinquettio degli uccellini. E dalle ciminiere alla, agli uccellini, che bella cosa. Irene Lamanna, Irene Lamanna eh, dobbiamo parlare di tante cose. Innanzitutto, quello che lei chiede come operatrice del settore, agli enti istituzionali, al comune, alla regione. E poi dobbiamo parlare di questo binomio, sport e turismo quando lo sport diventa turismo ecco, un altro rintocco vede, lei è una persona importante perché vede sono le, le, le campane che danno il là al suo, al suo esordio quindi aspettiamo che finiscano. no, mettiamo... non penso che siano molto questo è un, un rintocco eh, no. siamo, siamo registrati sono le 19 quindi è... i nostri Orravi, preti sì. sono preci, precisissimi <ride> almeno loro non come i nostri politici no. Prego. Allora sì, effettivamente eh, Taranto ha bisogno di eh, un gruppo importante di lavoro per il turismo. Eh, sarebbe importante avere un, un destination manager eh, che si occupi del territorio e del marketing territoriale dal punto di vista turistico. Purtroppo questo manca e ci siamo fino ad oggi, sia a livello territoriale. Che a livello regionale affidati a, ehm, a qualcuno che si è improvvisato, operato, ehm, esperto, professionista del turismo e purtroppo questi sono i risultati. Noi effettivamente per il rilancio del territorio e del marketing territoriale possiamo dire grazie eh, a sole pochissime aziende e istituzioni e infrastrutture, una fra tutte appunto l'ammiraglio Ricci col Castello Aragonese e Carmelo Fanizia con lo Ionian Delphin, eh, insomma le conservation. prime conservation, tutto. <ride> diciamo eh. tutto perché eh. sennò non tronchiamo le parole. Eh, tra l'altro sono le, le prime due attrattive del, del territorio. Eh, il Castello Aragonese è, non ricordo bene se è la seconda o la terza a livello regione, quindi eh, diciamo che eh, grazie a loro abbiamo avuto un risalto sul terri del territorio notevole. Quindi il comune dovrebbe effettivamente organizzare, il comune o la politica dovrebbe organizzare un gruppo di lavoro. Di professionisti del turismo. Andiamo a quel discorso, dicevo: quando lo sport diventa turismo? Quando lo sport incontra il turismo. Incontra sì, il turismo. Noi abbiamo voluto fortemente ehm, sostenere la manifestazione del eh, campionato Canoa Giovani come nella, negli scorsi anni abbiamo sostenuto le eh, regate, eh, le importanti regate nazionali di vela. Mm che la Marina Militare ha portato a Taranto sul, sul territorio, la Siveta. Eh, siamo sempre stati presenti nella promozione dello sport perché l'idea è unica e cioè quella che lo sport 365 giorni all'anno porta in coming sul territorio, quindi non è importante destagionalizzare perché ci pensa il turismo e le attività sportive sul nostro territorio sono tantissime. Ne daremo un cenno e una prova proprio durante questa manifestazione della Taranto Canoa, perché tutte le associazioni, del, le associazioni sportive del territorio ci hanno sostenuto in una sorta di fiera turistica che si svolgerà contemporaneamente al campionato nazionale di canoa giovani, sempre su Viale del Tramonto. Posso farle un complimento? Se io un giorno dovessi impazzire e diventare sindaco, potrebbe anche succedere, non si sa mai, lei sarà il mio assessore al turismo. Con piacere. Perché io sono dell'idea che, ora al di là delle battute, è un apprezzamento, eh, perché io sono dell'idea che bisogna mettere al posto giusto le persone giuste, i tecnici. Eh, la politica è giusto che faccia le proprie nomine, ma dobbiamo sempre fare riferimento a soggetti che siano del settore. Se io devo fare un intervento chirurgico in ospedale, in, un, in una sala operatoria, devo essere un medico, non è che devo mettere l'amico macellaio a fare il, 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 il chirurgo. No una mia digressione. Andiamo a Valerio Lessa. Valerio Lessa, è importante anche che eh, queste manifestazioni, queste iniziative eh, culturali, eh, turistiche, eh, riescano davvero a sensibilizzare, a scuotere, a far innamorare i giovani della nostra città, perché noi spesso assistiamo purtroppo alla fuga dei cervelli si eh, terminano eh, ter i giovani ragazzi di Taranto, gli adolescenti arrivano a 18 anni, eh, conseguono il diploma eh, di maturità, insomma completano il loro quinquennio di studi e poi l'università in altre città e addio, non si ritorna più. Allora facciamo un altro discorso, valorizziamo le nostre risorse eh, culturali, turistiche e quant'altro. Facciamo sì che i corsi si tengano a Taranto e formiamo la nuova classe dirigente del futuro tarantina a Taranto. Certamente. L'auspicio allora, del nuovo accordo di programma appunto sarà quello di diciamo, intensificare sicuramente il rapporto tra università e comune. Eh, cercare appunto di imparare dal, dal passato per, per, per appunto migliorare i corsi e, e rafforzarli nel tempo. Mi ricollego un attimo a quello che dicevi sul fare tesoro delle persone che purtroppo scappano da Taranto. La notte cultura tra l'altro ci ha dato modo di conoscere meglio una ricercatrice che è una tra le più stimate al mondo. Se non sbaglio non voglio fare gaff, credo si chiami la dottoressa eh, Viola. E, eh, insieme a questo cercheremo in un progetto, come dicevo prima sulla legalità, eh, di eh, ricordare e rievocare la figura del capitano Basile per l'appunto, una delle prime morti in Sicilia per, eh, perché appunto, faceva il suo dovere, ucciso tragicamente eh, con in braccio sua figlia. Uh, a me, ho 33 anni, ha segnato molto il 92, quindi la morte di Falcone e Borsellino. Dobbiamo comunque cambiare, se vogliamo portare una nuova, delle nuove dinamiche a Taranto, turismo, sport e via dicendo, dobbiamo sicuramente coinvolgere la cittadinanza e farle cambiare comunque come e farle comprendere che abbiamo anche noi dei punti forti. delle Sì, belle sì perché macchine. questa storia della fuga dei cervelli, credetemi, mi fa arrabbiare. E pensare che poi vediamo no, degli scienziati, uomini di altissimo. Di, di altissimo profilo certo. eh, raggiungono risultati eccelsi a livello internazionale poi scopriamo sono tarantini e beh purtroppo se ne sono scappati perché questa città li ha fatti scappare allora cerchiamo allora di valorizzare le nostre risorse io per esempio l'essa sì. eh, come organo di informazione mh, sto lanciando e la, la porterò a termine l'idea di un gemellaggio, di uno scambio interculturale tra Taranto e Napoli. Un bel gemellaggio tra la Napoli sotterranea, Napoli è la città che io adoro e che amo, e eh, come amo Taranto, mm. e eh, la, tra la Napoli sotterranea e la Taranto sotterranea. Gli ipogei partenopei, gli ipogei tarantini. Nostro, certo. Allora facciamo crescere Taranto, mettiamo Taranto veramente al centro, di un sistema e in questo senso possiamo parlare di taranto capitale italiana della cultura dobbiamo uscire dal, dal provincialismo dal, dalla logica di cortile perché poi in questa città vedete purtroppo esiste la logica delle delle gelosie delle invidie e tu hai, hai, stai coltivando un orticello arriva quello di fianco e ti butta l'acido dobbiamo uscire da Quindi. questa mentalità sì, approfitto appunto Prego. per questa è un'ottima un idea e cercheremo sicuramente di valorizzarla, anzi la bontà del Presidente Alfredo Spalluto e Commissione Servizi, gli richiederò appunto di avere... Io la ho tua... già preso contatti Perfetto. con eh, la, la, il Vice Sindaco di Perfetto. Napoli e con l'Assessore alla Cultura. Il mio è un impegno... Per questa città a titolo assolutamente gratuito. Mi permetti di dire un'ultima cosa: eh, non, abbiamo, non siamo riusciti ancora a, a creare un gemellaggio, però c'è stato un percorso di intesa, di intenti praticamente con una città eh, brasiliana, Mauá. Eh, grazie a delle associazioni culturali, e su questo mi rimetto a quello che dicevi prima del fare rete, veramente eh, delle associazioni culturali che hanno promosso e fatto conoscere questa cittadina, cittadina di 400.000 abitanti nel cuore di San Paolo. e eh, Se un domani riusciremo col turismo a far conoscere meglio Taranto, avremo un bacino potenziale di turisti di circa 14-16 milioni di abitanti. Okay. Quindi questo è per rendere le idee: molte cose non si conoscono, però eh, stiamo lavorando appunto per questa città. Ammiraglio Ricci, diamo i numeri nel senso. Vediamo questo boom del castello aragonese, un boom di numeri, di visitatori, un successo davvero straripante. Da quando abbiamo aperto il castello alle visite nel marzo del 2005 abbiamo avuto complessivamente circa 480.000 visitatori. Abbiamo iniziato con 10, 15, 18, 20.000 visitatori l'anno, i primi anni, poi ad un certo punto, verso il 2010, siamo decollati e abbiamo cominciato ad avere. Prima 32.000 visitatori, poi 58.000, 72.000, 83.000, l'anno scorso 92.000 visitatori. Complessivamente questi 480.000 visitatori sono 180.000 circa: vengono da Taranto e Provincia, 253.000-254.000 vengono dal resto d'Italia e un po' più di 40.000-42.000-43.000 sono stranieri. E il castello aragonese è aperto tutti i giorni dell'anno, Natale, Pasqua, Capodanno inclusi. Eh, dalle 9.30 della mattina alle 3 di notte, eh, però, in determinati periodi, ad esempio nei mercoledì dell'isola che vogliamo di agosto, nella Settimana Santa, non chiude mai il castello, è aperto 24 ore su 24, perché in questi periodi, ad esempio nella Settimana Santa, capita che venga, vengano visitatori anche alle 4 o alle 5 di notte. Poi, ammiraglio, successivamente parleremo degli ultimi. Eh delle ultime scoperte, degli ultimi rinvenimenti archeologici, perché all'interno del castello, perché vedete all'interno del castello, questo castello è un fiume in piena, passatemi questa espressione, nel senso che c'è un tale magma culturale, eh, c'è una ricchezza eh, archeologica davvero eh, ineguagliabile e, e, e oserei dire infinita. Riprendiamo il filone dello sport, parliamo con Nicola Mancini. Lei opera, dicevo, lo ribadiamo, dal 9 al 12 luglio, Nicola Mancini è presidente di Taranto Canoa, c'è l'iniziativa eh, nazionale Sud Canoa Giovani. Ecco, lei eh, Mancini, cosa, si, cosa chiedere, anzi, cosa chiede alle amministrazioni, all'amministrazione comunale, all'amministrazione regionale, a chi dovrebbe far pesare il... il il ruolo di Taranto in ambito sportivo, quali sono le sue aspirazioni, cose, quali tipo di aiuti eh, lei chiede, aiuti intendiamolo non per lei ma per il fenomeno eh, canoa di cui lei si occupa, soprattutto se magari facciamo una, una comparazione con altre realtà italiane, stiamo parlando di una manifestazione nazionale quindi sicuramente lei si sarà interfacciato con altre realtà. Ecco, Cosa si sente di chiedere, visto che questo è un percorso costruttivo che stiamo, stiamo realizzando in questa serie, co, per andare ad maiora e ad migliora sempre, cosa eh, lei si sente di chiedere? Tanto, ma i punti, perché poi magari da questo dibattito attraverso i, i rappresentanti istituzionali, il consigliere comunale eh, Lessa e, e chi ha altri ruoli all'interno dell'amministrazione comunale, ma potrei dire anche eh, regionale. Eh, cerchiamo di, di vedere cosa, di cosa ha bisogno Taranto, il fenomeno sportivo eh, canoa. Allora, raccogliamo queste istanze e poi proprio le giriamo a chi di competenza. Non solo per la canoa. Penso sì, che ho problema, detto la cono, canoa perché ovviamente è il suo Il problema principale dello sport a Taranto è un problema di, di logistica non ci sono strutture per poter fare lo sport a Taranto, e in particolare gli sport del mare in generale. Siamo riusciti quest'anno ad ottenere una concessione demaniale limitata tem temporanea fino al 29 di settembre, dopo il 29 di settembre non sappiamo dove andare. Per fortuna c'è il mare. Ci sono tante persone che ci aiutano per portare, per trasferire ogni volta le canoe in spiaggia e poter entrare in acqua. Noi abbiamo le risorse economiche per poter fare bene. Ci vuole l'aiuto dell'amministrazione comunale per poter approvare questo benedetto piano delle coste e per permettere alle società sportive che praticano sport del mare e della, della spiaggia, del beach, per ottenere la propria, con, la propria concessione dei maniari, quindi pagando, vogliamo pagare, per poter strutturare la, le nostre coste, aprirle al turismo, aprirle ai tarantini, soprattutto ai giovani, perché noi facciamo tanta attività con i giovani. Noi ci siamo. E poi è anche importante il rapporto con la marina, perché noi parliamo Taranto, mare, mare, marina, sport, canoa, ecco questo è importante rapporto con la marina, perché devo dire... Negli ultimi tempi eh, c'è un, un dialogo tra eh, la Marina e la società civile. Un tempo no, venivano viste queste, queste realtà militari come una Torri seburne, una torre d'avorio. Oggi grazie a Dio la Marina dialoga, c'è un rapporto di partecipazione, di scambio con la città. Sicuramente con la Marina siamo aperti, siamo molto aperti. Per fortuna si possono fare questi scambi di beni e di servizi, per cui stiamo, abbiamo un dialogo uh, aperto con la Marina e stiamo cercando con loro di costruire qualcosa. Nel frattempo andiamo avanti con l'iniziativa comunque privata. Siamo a, ro, con Roberto Conversano, dirigente responsabile del CUS Ionico Basket. È una puntata in cui noi stiamo, eh, vogliamo essere propositivi perché vedete, molte volte eh, mi si dice. Cioè, sai, ma tu fai vedere soltanto le negatività di Taranto e ci fai vedere l'Ilva e ci fai vedere i morti per l'Ilva e, e le, la, 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 la invivibilità urbana. Qui stiamo facendo un discorso costruttivo. Allora, quando io dico che c'è l'alternativa alla grande industria, questa è l'alternativa alla grande industria e stiamo dando il nostro contributo di idee. Però, giusto per banalizzare. Onde evitare che qualcuno possa dire ma Luigi Abbate da leone è diventato un peluche stasera? Beh, un po' di sale lo dobbiamo mettere. E allora si sdrammatizza, si scherza. E conversano, voi come Cus Ionico Basket gestite la palestra della, della Ricciardi, sì. il, la palestra del Palamazzola, e però qui ci sono delle problematiche perché alla palestra della Ricciardi ci sono gli extracomunitari, certo. per carità, eh, massima accoglienza verso gli extracomunitari, siamo tutti fratelli e eh, il, sole, il sole splende per tutti, come dice Tiziano Ferri in una sua canzone. E, dicevo, Conversano, eh, però ci sono dei problemi perché... Dicevo, al alla Ricciardi c'è questa problematica degli extracomunitari, per quanto riguarda il Palamazzola, degli uccellini, che non sono questi che stanno cinquettando qui, ma forse degli uccellacci, mi hanno detto che state, siete tra virgolette un po', state perdendo la pazienza e volete riconsegnare le chiavi. Insomma, per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, delle problematiche ci sono. Hai chiesto proprio a me il sale stasera per eh questa sì, cosa? Eh sì, se no sennò mi, passa, mi, mi scambiavano no, per peluche sale, e mi mettevano in, mi mettevano, mi, mi, mi mettevano in vendita, eh, io sinceramente non, non voglio diventare <ride> ragione, un peluche. Hai ragione, hai ragione. Dunque guarda, io um, per quanto riguarda Ricciardi che è un po' per noi baschettari è l'origine del basket a Taranto perché Palamazzola viene negli anni recenti diciamo quindi... Ricciardi è sempre stato come un nostro sogno di ripristinarla e il Cusionico che io qui oggi rappresento in realtà non è sola in questo, era capofila di un gruppo, era, di, un gruppo di società, tra cui le due per eccellenza Virtus nella parte maschile e del nella parte femminile, che abbiamo deciso di sostituirci al Comune anni fa per spendere i nostri soldi uh, sulle strutture comunali ci siamo riusciti, abbiamo fatto un, un ottimo lavoro di intesa con l'assessore dei lavori pubblici anni fa, i eh, Pubblici pubblici ha fatto alcuni lavori, noi altri, la palestra fu fatta a manifestazione di interesse, fu giudicata a noi, al momento in cui dovevamo prendere le chiavi, il tutto si è fermato, ben due anni fa, per una banale, io dico banale perché mi sembra che il, la documentazione sia tale, richiesta di agibilità, quindi la palestra non fu consegnata a chi aveva investito dei soldi, è rimasta chiusa, tranne ad aprirsi adesso per, per quella giustissima causa, per la moriosa di comunitaria. Basti solo pensare che se oggi i scramonitari sono all'interno della Ricciardi, è grazie a questo gruppo del Cussionico che ha bonificato l'amianto. È stato fatto a nostre spese, con tante certificazioni ASL, con tanti rilievi dinamici e statici. Quindi noi speriamo che questo problematica dei scramonitari abbia un termine. E dopo quel termine si possa fare. E visto che qui abbiamo un consigliere valido, un consigliere del fare, questo è un consigliere del fare, e la nostra è una tv certo. del fare, che che altri usino questa espressione, ma è una, una mia opinione. Dicevo, vale, diamo questa patata bollente a Valerio Lessi, perché è un consigliere, oh, scherziamo nato, ma io dicevo, perché. lo spirito, ecco, anche delle trasmissioni, non è, è solo quello di... Certo gettare veleno, gettare fa, no, cerchiamo di costruire, c'è questa certo. problematica, si è sbagliato, non si è sbagliato, quello che sia, cerchiamo di invertire la, la rotta, certo, certo. portiamo a casa il risultato, questa è la mission. Esatto. Ma la mia quello? promessa è l'impegno per l'appunto affinché si possa avere il servizio del sì, sì, sportivo no. diciamo no? di poter dare a quanti più ragazzi possibile e quindi magari andare a parlare nelle sedi opportuni, commissione assessorale. Abbiamo dato eh, sì, sì. Co i compiti estivi no, no, per il noi Come Cussionico <ride> possiamo capire i problemi economici del Comune, non capiamo quelli burocratici. Lì purtroppo eh. il sale ci dà la testa e quindi quando vediamo che la burocrazia non si muove eh, mm. quando dei fondi sono stati trovati sia comunali che privati, beh allora quelle teste si devono muovere o devono saltare. La seconda ipotesi mi piace di più. Andiamo in pubblicità, poi terzo giro, e parleremo di tanto. Parleremo con Irene Lamanna, per esempio, che i cittadini vanno educati. Le cose a Taranto, le, le realtà turistiche a Taranto ci sono e vanno valorizzate, però il cittadino si deve comportare da persona civile. E per esempio, anche determinati soggetti istituzionali devono fare la loro parte. Con l'ammiraglio Ricci parleremo delle scoperte. Ultime del castello aragonese, ci dirà qualcosa. Riprenderemo il discorso dello sport, ma non, non vi diciamo altro. Non cambiate canale, restate con noi. Da altre parti viene il sonno. Qui c'è la TV Live, pubblicità. Questo programma è offerto da. Ardeco. Architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393 97 358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia Farmacia Ciccarone Servizi Autoanalisi Oltrepressorio cardiaco Elettrocardiogramma Dermocosmesi Cabina estetica e veterinaria Via Lago d'Arvo 27 a Taranto Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari, e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa a quattro stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il ponte girevole, il castello aragonese e il porto turistico. Le ampie luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante di rinnovata gestione serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Ed il GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci. Impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C e anche officina. Vi aspettiamo in corso Annibale a Taranto. Iceano Leggi. La nostra esperienza al vostro servizio, offrendovi qualità, sicurezza e comodità, scegliendo di volta in volta le soluzioni tecniche ed economiche più idonee alle vostre esigenze. Service industriale, piattaforme aeree, autogru elevatori. Covertech SRL esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili, opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli, società di consulenza alle imprese per finanza agevolata, via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099 779 8537 Empire Bar Pasticceria Via Mazzini 187 Taranto Messinese Pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali: caffè 50 centesimi, mousse di caffè, granite e bibite varie da sporto 1 euro. Pasticceria mignone torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben. Lounge Bar in Via Matteotti 21 a Taranto Operazione Caldaia Sicura Confartigianato Taranto Garanzia della sicurezza del tuo impianto, controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi contenuti, risparmio sulla bolletta e quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto che ti rilasciano dopo le verifiche effettuate il bollino verde per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura e disponga del tesserino di riconoscimento. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca, impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. Consorzio Tema Group Bene, ultima parte dell'occhio di Abate Polifemo, rush finale. E allora riprendiamo il giro da Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Prima di darle la parola a Lamanna, vi facciamo rivedere di nuovo questi stuzzichini, quanto ci ha offerto il BB Albergo Lamanna, sito a Taranto San Vito, in via San Vito al Civico 10. Guardate, questa è tutta... Frutta di stagione vera, olive, tarallini veri, perché se no qui si può pensare che sia tutto artefatto. Io vengo scambiato per peluche, non più per, per leone e questa come frutta finta, invece è tutto vero, tutto live. Bene, al di là della battuta, riprendiamo eh, la manna. Eh, intanto eh, ho visto che lei voleva eh, intervenire prima, eh, ora le, le diamo appunto la parola, con riferimento a... Eh, queste iniziative sportive legate no, al, alla, alla canoa e quindi il merito certamente eh, che va ascritto alla uh, Capitaneria uh, di Porto di Taranto. Ma poi oltre a questo ovviamente eh, volevo parlare con lei di un'altra problematica, cioè quando si fa uh, turismo, quando si deve creare una uh, realtà uh, che veramente possa dirsi eh, turistiche possa essere degna di tanto numero, occorre anche che i cittadini si comportino da cittadini, siano persone educate, civili, che sappiano difendere quanto appartiene alla eh, collettività. E lei aveva sollevato la problematica su Viale del Tramonto, lì va fatta eh, una bella azione di... Una bella, vanno educati un po' i cittadini, con le buone o con le cattive. Io penso che con le buone sarà veramente difficile riuscirci perché in quest'ultimo periodo sia in Viale del Tramonto ma anche qui in Via San Vito mi sono scontrata con una realtà, eh, perché non posso dire incontrata, quindi scontrata con una realtà cittadina veramente eh, ostica, eh, veramente di un... Eh, ecco, diciamo quali sono le problematiche. Le problematiche di Viale sono del la mancanza assoluta di senso civico, dalla pulizia alla, mm. eh, alla capacità di parcheggio civile. Eh, non c'è assolutamente buonsenso e, eh, e valore del bene pubblico. Non si riesce a comprendere che il bene pubblico, nella fattispecie può essere il marciapiede, la strada, l'ambiente o la spiaggia, è bene. Di ognuno di noi e quindi purtroppo sia un po', un po' dappertutto, ma in maniera clamorosa in via del tramonto, ritroviamo per esempio auto sui marciapiedi. Ridico ritroviamo perché eravamo stati educati a non avere più le macchine sul marciapiede, ritroviamo auto sulle spiagge e i, fam i famosi manganelli. E ritroviamo le auto sulle spiagge proprio direttamente sulle spiagge e noi abbiamo proprio fattivamente un problema per questa manifestazione chiariamo avremo... i manganelli intesi come non mi riferivo di, al capo ecco, della polizia di, no, ecco, no, 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 ma dico anche veri. come proprio decisionismo ecco, in questo senso se no qualcuno <ride> si sveglia e dice Rede la mano è una picchiatrice fascista no, no, lungi da noi carità, questo fatto per carità intendevo la punizione eh, in questo, la, la, ma io dico il rispetto delle regole che comporta la sanzione. Esatto, la sanzione eh. purtroppo non sono abituati dalle nostre parti al rispetto delle regole. Proprio pare che ormai non si conoscano più le regole. E, eh, e quindi sicuramente noi faremo una buona dose di multe. Ecco. Una buona dose non di multe chiederemo. Male. Sicuramente l'aiuto della Polizia Municipale che in questo momento storico abbiamo visto è assolutamente a disposizione del riordino. Beh, devo dire della che cittadinanza... il comandante Matichecchi è stato sensibile rispetto alla questione parcheggio. Di Viale Ionio, Ma anche in tantissime altre e, occasioni e, e, e riservate può queste, un a, alle attività forma del, del territorio di dialogo, di collaborazione con il corpo di polizia municipale. Esattamente, assolutamente presente mm. e sta dando aiuto da questo punto di vista per il riordino e soprattutto sostegno dello sport e chiaramente della eh, riorganizzazione del buonsenso civico dei nostri cittadini. Stavamo parlando della Capitaneria di Porto all'inizio? Sì, abbiamo parlato della, dello sport con la Marina Militare. Mi sembrava doveroso eh, ringraziare anche la Capitaneria di Porto che in questa nostra manifestazione ha eh, avuto un impegno importante. Diciamo che eh, ci ha sostenuto, ci ha aiutato e come sempre, come in tutte le operazioni sportive che mi hanno vista partecipe, la Capitaneria di Porto è sempre stata di sostegno alle attività che portano turismo e sport. Bene, Valerio Lessa, lei è un, un giovane, dicevo professionista, prestato alla politica. Ma come com fare per far sì che il cittadino dialoghi no, con la classe politica, per far sì che eh, la politica, chi rappresenta le istituzioni, non sia eh, come dire, eh, non risulti eh, avulso rispetto alla all'uomo della strada, alla signora Maria che ha le sue problematiche. Ecco, è importante questo, questo, con questo dialogo. E penso che eh, il tramite, il tradunion, possano essere, essere proprio certe iniziative, certe manifestazioni, eh, queste manifestazioni culturali, queste iniziative, mettono su uno stesso piano i, chi le organizza e chi fruisce delle stesse. Certo, sì. Partiamo dal... Poi se vuol dirci qualche altra cosa a coronamento della sua attività di consigliere Perfetto. in ambito... Abbiamo capito più o meno che le tematiche a cui lei più tiene sono quelle della cultura, del turismo, dell'università. Quindi vediamo anche cosa bolle in pentola, le, le cause che sta perorando. Sì. sì, allora mi riconduco subito a questo. Cioè cerco di... Um, um, eh, relazionare proprio su questo, eh, per l'appunto la, la possibilità vabbè, con, la, con le circoscrizioni, col discorso che non c'è più una politica circoscrizionale, purtroppo l'anello di congiunzione che prima era rispetto al cittadino di quartiere, il eh, consigliere circoscrizionale diciamo, ha preso posto la figura del consigliere comunale, essenzialmente eh, proprio per regolamento, noi eh, per ottemperare a quelli che sono i nostri diciamo doveri. Ehm, Uh, siamo in commissione ad ascoltare comunque i cittadini stessi che possono venire, così come è stato a voi prima l'invito, uh, quando vogliono per esporre uh, diciamo, le problematiche, le idee, le iniziative. Un uh, punto su una cosa in particolare, uh, stiamo portando, uh, se Dio vuole, a presto, a breve, uh, la, il regolamento e la consulta delle associazioni. Quindi praticamente cercare di organizzare le varie associazioni, quindi ovviamente di qualsiasi natura, ovviamente per tematiche come prima hai citato tu, al fine che queste in assemblee possano comunque deliberando una certa decisione di maggioranza poter essere riferimento subito della macchina amministrativa, del Consiglio Comunale, della Commissione. Adesso è da decidere un attimino la forma, però stiamo vedendo anche questa formula per far sì di avere una vicinanza maggiore con, con i cittadini. Poi torno mi ricollego a quello che, um, che ha detto prima uh, la dottoressa Lamanna per uh, per l'appunto... Dire questo non mi piace nascondermi dietro ai problemi, quindi di conseguenza noto è vero il fatto che a Viale del Tramonto e in altre realtà di Taranto ci siano queste forze da parte di qualcuno perché grazie a Dio c'è anche tanta brava gente che va lì, fa addirittura dove può, fa la differenziata, cerca di portarsi via le carte, insomma cerca di adattarsi a quelli che sono i servizi e ahimè anche le problematiche di un territorio così importante e vasto perché ricordiamoci che Taranto strutturalmente è messa e predisposta in una certa forma che comunque crea un impegno maggiore rispetto eh, penso all'AMIU, penso al discorso del controllo del traffico dello stesso, eh, che gestisce lo stesso comandante Matichecchia e a tanti altri eh, problemi atavici che la città ha. Eh, quello che bisogna fare comunque, che bisogna dire ritengo, non sia soltanto il discorso del Manganello, sì, forse eh, sicuramente la multa, la sanzione... Eh, Diciamo, mette paura, mette pressione. Ricordiamo che in quella zona ci fu un'ordinanza del sindaco, se non ricordo male l'estate scorsa, adesso non ricordo male, che eh, fece sì, se non ricordo male nel periodo di luglio, eh, che venissero colpite tutte quelle persone che, non, ehm, concomitanza con la polizia, che non praticamente stavano rispettando eh, le regole di una buona cittadinanza. Uh, sicuramente dobbiamo anche incentrare il discorso nel futuro, nelle nuove generazioni, come abbiamo detto prima. Quindi dobbiamo cercare di fare l'uno e l'altro, con gli strumenti che abbiamo. Logicamente, ammiraglio Ricci: prima dell'interruzione dell pubblicitaria, ho preannunciato queste. Uh, rivelazioni, tra virgolette, ma scherziamo, relative appunto alle ultime notizie sugli, sui rinvenimenti al castello aragonese, dicevo è un, uh, un pozzo da cui esce di tutto dal punto di vista storico, archeologico, ecco, vediamo uh, gli ultimi studi, mm. le ultime ricerche, uh, a cosa stanno portando? Ecco, mi faccio fare un punto di situazione, sì, cominciamo sì. dal restauro, per il restauro stiamo restaurando la facciata di mezzogiorno della corte interna e il puntone triangolare collocato tra i due torrioni, il torrione di San Cristoforo e il torrione della bandiera. Il restauro riporta alla luce eh, i concetti, i principi utilizzati da Francesco di Giorgio, l'architetto, autore del progetto del castello aragonese, per far sì che eh, il castello eh, risultasse nascosto all'artiglieria nemica e per far sì che l'artiglieria del castello avesse la massima efficacia, e quindi è sorprendente trovare come quest'uomo sia riuscito a ottenere questi risultati, è sorprendente vedere la razionalità di impianto, la collocazione delle feritoie, delle cannoniere e tutto quanto il resto. Quindi questo per quanto riguarda il restauro. Per quanto riguarda la ricerca archeologica, vedete, quello che è importante della ricerca archeologica è che ciò che viene trovato risulta molto spesso, anzi quasi sempre, coerente con fatti, personaggi della storia con documenti della storia, con usi e costumi della storia. Ad esempio, ehm, faccio pochissimi esempi: che so, abbiamo trovato la cava di Carparo, ehm, abbandonata alla fine del VI secolo a.C., coerente con la costruzione del Tempio Dorico, oppure abbiamo trovato resti del Castello Mangioino, perfettamente coerenti con un documento del 1240 dell'imperatore Federico II, lo Statuto di Reparazione Castrorum. Abbiamo trovato una moneta coerente con la prigionia del generale Di Ma, il padre di Alessandro Di Ma che è stato prigioniero nel castello per due anni e così via. Ora stiamo scavando, stanno scavando gli archeologi, io guardo, eh, stanno scavando sotto il torione, sotto l'androne di accesso al torione di San Cristoforo, a livello del piazzale, quindi siamo circa 11 metri sul livello del mare, siamo arrivati 8 metri sotto, quindi siamo arrivati circa 3 metri sopra il livello del mare e sono stati scoperti tutta una serie di ambienti, una situazione molto complessa, sostanzialmente un'aula rettangolare di circa larga 2 metri e mezza e lunga circa 4-5 metri, alta 3-4 metri, che confina con un ambiente ipogeo che sembra una chiesa rupestre, mentre dall'altro lato è stato trovato un lungo camminamento sotterraneo, una grotta lunga 15 metri che confina con un pozzo. Tutti questi ambienti eh, sono stati sicuramente riempiti di terra nel periodo Svevangioino, fine 200, inizio 300, ma sono stati utilizzati, sono stati Sicuramente utilizzati per fini cimiteriali e culturali in periodo alto medievale, tardo antico. E, e poi probabilmente l'abbandono è iniziato nel periodo bizantino con la riconquista di Taranto da parte di Niceforpoca perché già trovate molte monete bizantine negli strati d'abbandono, risalenti appunto al fine del X secolo d.C. Quindi questa è la situazione, diciamo, detta in eh, molte grandi linee per quanto riguarda da un lato eh, il restauro, dall'altro lato la ricerca archeologica. Volevo aggiungere solo una cosa, lei mi ha fatto pensare prima, le visite guidate, parlando di visite, le visite sono tutte guidate e gratuite. La visita mediamente ha una durata di un'ora e un quarto, un'ora e venti, un'ora e mezza e c'è una, vi una visita ogni due ore, grossomodo, iniziando alle 9.30 del mattino fino alle 3 di notte. Questo volevo aggiungere per completare il quadro. Nicola Mancini, facciamo intanto proprio un rapidamente, eh, elenchiamo per tappe no? tutte le tappe di questa eh, nazionale Sud Canoa Giovani e poi eh, una canoa, lo sport della canoa legata, legato al, al mare. Eh, qui si parla sempre di calcio, si parla di Pogba che vale 100 milioni di euro. Però poi esiste lo sport di fatica, lo sport di muscoli, eh, lo sport di sacrificio, i valori del sacrificio che lo sport insegna. Ecco, la prima, questa prima, innanzitutto un po' le tappe, no? Dele, il programma diciamo, di, questa, di questa nazionale Sud Canoa Giovane e poi parliamo proprio della canoa, i valori, il sacrificio che forma la vita. Certo, allora il programma... Iniziamo sabato alle ore 15 con le gare di fondo sulla distanza dei 2 km. I ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni fanno un percorso di 1000 metri di rettilineo, una virata intorno alle bue e altri 1000 metri per uh, tagliare il traguardo. Riprendiamo poi la domenica mattina alle 8.30 con la velocità pura, quindi sulla distanza dei 200 metri, e gareggeranno i bambini ragazzi ormai dai 9 ai 14 anni sia a livello maschile che a livello femminile. Lo sport della canoa è uno sport di forza, quindi bisogna sviluppare le capacità condizionali per poter uh, svolgere questa attività sportiva. Noi ci rivolgiamo ai bambini, quindi oltre alle capacità condizionali lavoriamo tantissimo sulle capacità coordinative perché crediamo nella crescita dei ragazzi da un punto di vista sportivo. Cerchiamo di svilupparli in maniera omogenea dandogli poi la possibilità di poter praticare qualunque altra disciplina sportiva, quindi non solo la canoa. Quindi creiamo l'atleta perché poi po possa praticare qualunque disciplina sportiva. Bene, siamo al, all'ultimo ospite, Roberto eh, Conversano. Chiariamo, ultimo in ordine di, eh, di intervento, non in ordine di importanza. Non le faccio una domanda, mi parli lei di quello che vuole, come si faceva a scuola sempre le cose diverse dagli altri sempre su di me <ride> niente guarda noi stiamo cercando di darci innanzitutto in questo periodo il periodo di organizzazione uh, il Cussionico uh, anzi da due anni è griffato a casa Aerobasket uh, riesce a fare tanto grazie agli sponsor ma riesce a fare tanto anche grazie al settore giovanile perché trovarci oggi tra maschietti e femminucce 500 iscritte ci iscritti ci dà la forza di continuare avanti. Certo, più palestre riusciamo ad avere, forse grazie ai nostri istruttori, più iscritti potremmo avere nel nostro interno. Però non dimentichiamo anche gli eventi, siamo la nostra Dark Accessionicola, adesso grazie a Dio è un'azienda, l'area marketing sta lavorando nel prospettare la notte bianca dello sport, adesso dobbiamo capire qual è il periodo migliore per poterla fare, ma logico che... Ingloberemo tante attività sportive, non è soltanto il basket, e dovremmo farlo con le strutture sportive che abbiamo di fronte. Tu hai detto prima bene l'Uccellino, lo sento anche io. Eh, speriamo con il Comune di trovare un accordo in questi giorni per il Palamazzola, perché un'area del Palamazzola eh, giustamente gli organi di polizia l'hanno chiusa in quanto parzialmente abusiva, e quindi noi ci siamo proposti a nostre spese di adeguarla a norma, chiediamo soltanto al comune di darci delle date su questo affidamento temporaneo. E poi continuare ad andare avanti con gli eventi, come squadra stiamo cercando di fare una squadra di un certo livello, però non dimentichiamo il tessuto sociale, quindi io ringrazio anche l'invito che abbiamo avuto per questa manifestazione. Anche noi ci saremo con un nostro stand dove divulgheremo le attività giovanili, metteremo un canestro per chi vuole cimentarsi, provare a fare due tiri e poi speriamo di poter ricambiare questo invito noi quando faremo la, la notte bianca. Beh, devo fare un complimento agli ospiti perché eravamo siamo cinque e in genere eravamo ne, ne, insolitamente siamo, siamo quattro, sono quattro gli ospiti e devo dire abbiamo trattato tanti argomenti e veramente hanno... Uh, hanno manifestato una capacità di sintesi non comune. Andiamo subito allora a salutarli e a ringraziarli, a partire da Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, Valerio Lessa, consigliere comunale di Taranto, vicepresidente della commissione servizi, l'ammiraglio Francesco Ricci, curatore del castello aragonese di Taranto. Nicola Mancini, presidente di Taranto Canoa e Roberto Conversano, dirigente responsabile del CUS Ionico Basket. Grazie. Bene, avete visto una seconda parte in cui abbiamo parlato di positività e siccome ci sono rimasti ancora una decina di minuti circa di spazi televisivi, noi ora ci salutiamo ma ci rivedremo ovviamente venerdì prossimo, stessa ora, stessa rete. Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, l'occhio di Abate Polifemo, l'informazione libera della città, quella che si fa a tanti nemici ma che veramente riceve l'affetto dei, dei telespettatori, perché vi posso dire che tra chat e il sito www.locchiodiabate.com e quant'altro veramente è stato un boom. Questa estate è calda non solo per le condizioni climatiche ma per l'affetto che ci state manifestando tutti. C'era a Taranto un vuoto, un vuoto di, di comunicazione e nel nostro piccolo stiamo cercando di riempirlo. Abbiamo questi minuti, noi li, eh, li impieghiamo, manderemo a raffica una serie di puntate, di, di pillole dello sportello del cittadino frutto delle, delle vostre segnalazioni. Che dire, ci vediamo venerdì prossimo. Restate con noi con la nostra programmazione. Una buona serata.